Benvenuti nello speciale trilogie consecutive, dove oggi analizzeremo una delle migliori trilogie di tutti i tempi, ovvero la trilogia del Padrino. Cominciamo! Il primo film, Il Padrino, è uno dei 10 film più belli della storia del cinema e uno dei 3 migliori mafia movie mai fatti, insieme a C'era una volta in America e Quei bravi ragazzi. A partire dalla prima scena magistrale, lo spettatore è subito preso in giro dal regista, che comincia a descrivere il mondo della mafia partendo da uno degli ideali più antichi e messo in atto dai protagonisti, ovvero quello dei favori. In un'atmosfera felice e anche commovente nella prima scena, dove tutti chiedono qualcosa ottenendolo, inscenando un sistema fatto di scambi che in un primo momento sembrano allo spettatore il mondo ideale. In più, nella sontuosa scena del matrimonio, descritto nei minimi dettagli, oltre alla sua bellezza estetica, ne vengono fuori anche i suoi valori. Ma il regista mostra entrambe le facce della medaglia, e quando, per mantenere la promessa di una richiesta impossibile, ovvero quella di ottenere la parte in un film, i protagonisti ricorrono alla violenza ed uccidono il tanto amato animale del regista, usandolo come minaccia verso di lui. E in quel momento lo spettatore capisce veramente il mondo della mafia, in quella meravigliosa scena che è presto descritta. Il regista si risveglia in un letto coricato d'oro e, man mano che tira sulle coperte, osserva il sangue dell'animale che scorre a fiotti, fino a trovare la testa mozzata, che è metafora del film e della mafia in generale. Un mondo dove tutto sembra possibile, rappresentato dal letto coricato d'oro, che se però scavi a fondo conserva inefferate violenze. E lo spettatore spesso viene usato come metafora della società in generale, abbindolata da questo sistema, in un'illusione che sparisce di fronte a terribili crimini. Dopo di questo il film procede a suoni di tradimenti e sparatorie che feriscono anche i codici cavallereschi tanto cari ai nostri protagonisti, e anche i valori della famiglia descritti nella prima parte in modo dettagliato vengono sacrificati alla ricerca di fama e potere. Non a caso, per rispettare questi ideali, il protagonista, interpretato da un Al Pacino che mai più sarà così convincente, si farà avanti per diventare il nuovo padrino. Rivelatrice l'ultima scena, dove vengono messi in contrapposizione i sacri rituali della famiglia, in questo caso il battesimo, e la resa dei conti esplicita e cruda, così come il matrimonio, che andrà a finire in mille pezzi, culminando in un finale sontuoso. Impregnato di sequenze indimenticabili e commoventi e ansiogene allo stesso tempo, la scena delle arance, la scena con Sollozzo, la fine di Don Vito Corleone, la scena della sparatoria nell'autostrada e la già citata resa dei conti in contemporanea al battesimo. Un'opera indimenticabile con cui tutti hanno dovuto fare i conti negli anni a venire. Uno dei rari casi in cui il sequel raggiunge l'originale è proprio Il Padrino parte seconda, che segue in contemporanea la storia dell'ascesa di Vito Corleone nel passato e la gestione di affari nel presente da Michael Corleone, che è il nuovo padrino. Siamo di fronte ad un cortocircuito che termina ed inizia sempre con la violenza. Nel vedere le due storie in parallelo, vediamo la creazione di un mito e la distruzione di esso. Infatti, se nella storia di origine di Vito, interpretato da Robert De Niro maestoso, assistiamo ad una vendetta per riportare all'origine l'idea della famiglia, persa dal nostro protagonista da bambino che ha dovuto assistere alla esecuzione dell'omicidio dei suoi genitori, nel presente però indirettamente il figlio, ora padrino, tradisce gli ideali della famiglia, senza accettare nessun tipo di perdono. Ordina infatti l'esecuzione di suo fratello, interpretato dal compianto John Casal, per portare avanti gli affari mafiosi, che sopraffano gli ideali già citati della famiglia. In tutto questo si descrive uno spaccato di due epoche differenti e si aggiungono in sottofondo gli orrori della guerra, in un immaginario potente e visionario dove la musica regna sovrana. Insomma, un capolavoro all'altezza del primo capitolo, se non di più. Il terzo film è spesso troppo sottovalutato, in quanto non all'altezza dei due precedenti capolavori. E in gran parte è vero, ma non toglie il fatto che il film è un buon mafia movie, dove stavolta la mafia si adegua ai tempi, firmando contratti con associazioni più grandi di loro, in questo caso il Vaticano. E questo porta un'altra volta alla carneficina. Il film funziona meno perché si sente il fatto di riprodurre gli stilemi dei vecchi capitoli un po' come una forzatura, soprattutto nel personaggio del nuovo padrino, ma questo non impedisce a diventare un grande film drammatico e coinvolgente, anche se un po' si rimpiangono i vecchi film, troppo bistrattato e, aggiungo, ingiustamente.